Ciao, benvenuto in un nuovo video. Siamo tornati nella postazione semi-estiva. Dunque, intanto, prima di tutto, speriamo che le luci vadano bene. Giusto adesso che ho acceso la telecamera è partito un po' di venticello, ma va bene, anche perché ho l'autan addosso per via delle zanzare, quindi abbiate pietà di me. Allora, video di oggi. Dunque, intanto in collaborazione con Look Fantastic, vi ricordo sempre nell'info box che ci sono sempre i codici sconto attivi, quindi perché non approfittarne? Dunque, Look Fantastic, vedete ultimamente che ci sono queste promozioni, ad esempio se acquistate, normalmente sono dai 90 ai 120 euro di prodotti, avete in omaggio la Goodie Box, Godie Box. Ma cos'è questa Goodie Box? Questa qui. Che ve la mostro anche perché così potete decidere se fare una spesa grande, ad esempio una spesa mensile, non tante piccole spese per averla oppure no. È in questa borsa in tessuto bianca classica, così molto carina, e dentro ci sono tanti prodotti che non ho visto sbirciato, che ora non ho aperto nemmeno io, quindi è il caso che curiosiamo assieme. Cioè è proprio piena, non so come fare, se tirare fuori tutto e poi man mano metterlo dentro. Facciamo così, sì, perché se no non saprei come fare. Allora, ci sono dei mini size, dei campioni, dei full size, comunque di un bel valore. Ok, ora che è completamente vuota, iniziamo. Pesco a caso, non credo che ci sia un senso. Vediamo con questo che. Ok, ah, è il fondotinta di Giorgio Armani Luminous Silk, ecco, questo è proprio un campioncino, però c'è in diverse tonalità, quindi 2, 5.5, 9 e 14, quindi si può trovare la tonalità adatta al proprio tipo di pelle e mi sembra come campioncino valido. Vado così a random. Questo mi sembra un full size Umberto Giannini vegan e cruelty free, importante, crunching jelly. 200 ml, ve l'ho fatto vedere. Curl Jelly è un prodotto per capelli, Mentung, per scrunch drying, per capelli, per definire i ricci e le onde. Ok, in gel non è adatto a me, però questo è un full size. Umberto Giannini è anche un buon marchio. Intanto rimetto via così sappiamo più o meno che prodotti ci sono. Allora, Bio Blender by EcoTools, una make-up sponge 100% biodegradabile e questa mi sembra un full size, che adesso non vi so dire il prezzo, però le spugnette sono sempre apprezzate. Questa è compatta come la Beauty Blender, per farvi capire, e mi piace perché ha questa forma fatta a punta, quindi è perfetta anche per il contorno occhi o per i dettagli, oppure, visto il periodo, anche per la terra. Bella, bella, che io continuo a dire terra, sarebbe il bronzer, però è ok. Andiamo avanti. Mamma mia, quante cosine che ci sono. Questa sta rotolando e quindi la prendiamo. Ok, Ultra Sun Lip Protection Care SPF 30 UVA più UVB, è un balsamo per le labbra. Chiuso. Penso che sia un full size. Direi sì, è un full size di sicuro. Con protezione solare, molto importante non solamente per il mare, ma anche per la montagna. E io la utilizzo tranquillamente anche semplicemente all'esterno. Quindi mi piace. Quello che voglio vedere è il colore. Ok, l'ho aperto. Così. Non è nemmeno lucido, quindi mi piace. Io solamente utilizzo da quello della Labello, pensate voi, quello con protezione solare. Questo è un Made in Netherlands, quindi sicuramente è meglio. Provare sicuramente mi incuriosisce. Adesso io passerei a questo prodotto perché questo lo conosco e lo amo. Allora, Brazilian. Ah, ok, questa è la Boom Boom Cream di Sol de Janeiro, è un travel size sicuramente. Questa è la crema per il corpo da 25 ml.
Allora, io conosco la linea per i capelli, ma proprio questa linea, questa è bella chiusa, ha un profumo che io adoro, letteralmente adoro. Vediamo se riesco ad aprirla. Se vi piace i profumi estivi, questo lo adoro. È un piccolo formato, però potrebbe andare bene ad esempio per il viaggio, la mettere dentro la vostra crema classica. Un profumo fantastico, mi piace tantissimo. Pensate che sto cercando il profumo quello per il corpo di questa profumazione. Vediamo ora alcuni altri prodotti perché qui ho un po' di campioni o comunque travel size. Vediamo. Allora, B5 Panthenol Re Barrier Cream con pantenolo al 10% di Purito, è un 12 ml, questo qui, con centella asiatica, squalane e niacinamide, non riesco mai a dirlo. Questa è una crema ricca per la pelle sensibile. Sigillata, mi piace, vabbè, scusate, tanto questi prodotti li uso io, quindi possiamo anche vedere la texture. Bella ricca, è subito una specie di gel, però è bella ricca. Senza profumazione, ho messo sopra l'altra crema per forza. Aspettate che non capisco se è una zanzara. Ok. Allora, questo che mi è caduto è Philip Kingsley, ok? Questo è un boost elasticizzante per capelli e Restoring Conditioner, quindi è un balsamo. Stavo guardando, ma lo shampoo non lo vedo, quindi ok, balsamo. Questo è un marchio valido, mi piace questo marchio. Prima o poi ve ne parlerò quando ho provato tutti i prodotti, però sì, è valido. E ho visto adesso che, ah no, pensavo fosse lo shampoo, invece è un trattamento sempre della Philip Kingsley Bond Builder Repairing String and Protect. Questa è una siero maschera. Questo non lo conosco, comunque con 40 ml, pensavo fosse un campione, invece cioè, c'è più prodotto rispetto a questo che è un 20. Questo è un dopo shampoo. E lasciare agire per 10-20 minuti sulle lunghezze, ok. Ristrutturante, da provare. Curiosa, curiosa da provare. Poi andiamo avanti a questo punto con i campioncini. EHM Hardy Moringa Renewal Treatment Mask per radiosità e luminosità 15 ml, aiuta a ridurre la pigmentazione, quindi per la pelle. Esatto, applicare 10-15 minuti lontano dal contorno occhi. Piace il fatto che siano tutti sigillati. Vi ricordo sempre che questa è la box omaggio con l'acquisto, che è vero, è un acquisto importante, ma per adesso direi che si possono provare molti prodotti. Andiamo avanti. Morning Expert Hyaluronic Serum di Teasworks, 15 ml, sono tutte travel size, quindi perché sotto i 5 ml o fino a 5 ml sono campioncini, di più sono travel size, che possono essere ad esempio dentro i set. Questo è un trattamento col 2% di acido ialuronico e vitamina C per la pelle. Ok. Sempre chiuso. Proprio un gel questo. Ok. Profumo un po' alcolico, ma è un siero viso con acido ialuronico. È un pochino alcolico, però assorbe immediatamente. Andiamo avanti sempre con i piccini. Questo Avant, che a alcuni piace, alcuni no, a me non fa impazzire, però è un ottimo marchio.
ed è per la qualità 10 ml, quindi anche questo travel size. Blue Volcanic Stone Purifying Cleansing Gel, un gel detergente purificante per la pelle con pietra vulcanica blu. Sapevate che esiste la pietra vulcanica blu? Ora lo sapete e vediamo se è blu. È un gel detergente per il viso, con questo ci fate poche applicazioni, sinceramente. No, ne fate bene perché è un super gel, però io perché mi sono messa il gel detergente sulle mani? Fortuna che mi sono premunita con le mie amiche salviette senza fare sponsor, le ho comprate io, sono della Nivea, salviettine struccanti, viso, occhi e labbra, valide ed rimuovono perfettamente tutti gli swatch che faccio, quindi per questo sono valide. Allora, andiamo avanti. Vediamo questo che mi sembra Elizabeth Arden. Ah, però. Prevage Anti-Aging Daily Serum 2.0. Questo è un 5 ml, quindi questo è un campioncino non destinato alla vendita. Bene, è scritto Sample Not for Sale. Bene che sia scritto. È un siero anti-età, Elizabeth Arden. E infatti i campioncini c'è la possibilità che non siano chiusi, ma va bene. Cioè, la normativa dice questo, che possono non essere chiusi. Qualità in più sarebbe che si chiudessero, però va bene. Un bel siero. È più proprio un trattamento che un siero, perché è bello corposo. Però, ok, andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro. Restiamo sempre sui piccini, stiamo arrivando alla fine. Elemis Superfood. A me non piace, a qualcuno piacerà. Glow Priming, primer viso illuminante ed nutriente. Forse proprio per il fatto che non è adatta al mio tipo di pelle. 20 ml, crema idratante e ok. Applicare alla mattina sulla pelle pulita, non lo penso che sia sigillato, in questo caso non lo apro perché lo metterò da regalare, non è il mio tipo di siero, però ha un suo prezzo. Comfort Zone Renite Cream, crema nutriente notte 30 ml. Ah, però crema con bacche di goji, vitamina E. Questo secondo me l'abbiamo trovato da qualche altra parte, o in una box, o nel calendario dell'avvento. Non nomino il calendario dell'avvento perché lo so, stanno già uscendo. E bello il profumo. Beh, super ricca, super ricca. Questa è proprio una crema da notte. Iniziamo a togliere un po' di prodotti, se no. Sapete che inizio a vedere una fine di ciò? 1, 2, 3. 4, 5 ne restano. Ok, finiamo con il beauty. Allora, Urban Apothecary London Eau Geranium Luxury Hand and Body Wash. Traduzione: detergente per mani e corpo al geranio. È un 100 ml. Si apre così. Sa di geranio, non mi piace, ma sa di geranio e magari è un buon marchio. Non lo conosco sinceramente. Andiamo avanti. Questa la adoro. Questa la adoro e vi posso dire che l'ho comprata più volte. Christophe Robin. Questo l'ho scoperto grazie a una box che mi aveva inviato Lux Fantastic e per i capelli è davvero il top. Maschera purificante con Bu termal purifi con fango termale, ecco. Allora, applicare una volta a settimana. Questo prodotto è, vi faccio vedere, così lo applicate soprattutto sulla cute perché è una maschera purificante ed effettivamente se avete problemi di capelli misti, grassi, assorbe l'eccesso di sebo, che è una meraviglia. E non va ad asciugare i capelli, a seccarli o ad irritare, cioè davvero perfetta. Della stessa linea,
Stesso marchio, Christophe Robin, anche lo scrub per il cuoio capelluto è uno dei migliori che ho trovato in giro, quindi davvero costicchia, ma funziona davvero. Questo super contenta di averlo trovato. Andiamo con gli ultimi tre prodotti che penso che siano make-up, tutti e tre, eccoli qua. Allora, partiamo con questo, che è Eyeco Spotlight, illuminante in matita, colore Pearl. 1,41 grammi, l'abbiamo già trovata da qualche altra parte, non mi fa impazzire, ma come punto luce ci sta. Adesso mettiamo in pausa mezzo secondo. Eccomi, ah, perché ho alzato al massimo la luminosità, perché è presto come orario. Però sono neanche le 5, però si sta un attimo oscurando la vallata. Andiamo agli ultimi due prodotti, Bondi Sand Glow Gold Light, un illuminante in crema per un effetto radioso light gold. Ok, vediamo. Questo è un 25 ml, penso che sia un full size, credo, ma è per il viso o per il corpo? Bella radiosa, illuminante, quindi è un po' per tutto. Ok, e noi vediamo. Bello. E poi un colore light che quindi si adatta un po'. Bello, per esaltare l'abbronzatura, questo trovo che sia un prodotto valido. Allora, aspettate un secondo. E l'ultimo prodotto l'ho lasciato ovviamente per ultimo, questa è la palette Wet n Wild Color Icon, eccola qua, non mi ero accorta che era chiusa, quindi dovrò aprirla. Questa è la Nude Awakening. Come si apre? Peel, non così, ok, sì, così, ecco. Ok, eccola qua, c'è proprio base base, ma ricordiamo che è un omaggio. La swatchiamo un attimo per vedere insieme. È strano il fatto che abbia i colori più scuri all'inizio e più chiari in fondo, è il contrario delle palette solite. Ma noi a questo punto partiamo da qui e andiamo in qui, perché mi piace vedere prima i più chiari. Che non c'è neanche numero, non c'è niente, credo. No, non c'è niente, però sono proprio nude. Allora, erano due opachi, questo metal. Ok, e l'ultimo è un marrone scuro. Non è troppo polverosa per il momento. Ho parlato. Cioè, il marrone opaco è una cosa. Ok, ma ne abbiamo viste di più polverose. Ammettiamolo che ne abbiamo viste di più polverose anche di marchi conosciuti e più che conosciuti costosi. Quindi per una palette gratis va bene. Andiamo qui. Nero, nero e nero. Il nero è nero, assolutamente niente da dire. Allora, bella. Intanto che parlo, io prenderei fuori un'altra salviettina. Ok, bella, pigmentata. Alcuni colori sono un po' più pigmentati di altri. Il nero fa un po' fatica a venire via, sinceramente. Molta fatica a venire via, vuol dire che è pigmentato. Allora, intanto fatemi sapere voi se questa box con tutti questi prodotti ed è con acquisto. Normalmente ho visto 90-120 euro, dipende se ci sono delle promozioni o altro. È una box interessante, cioè, almeno sapete se questi prodotti vi possono piacere da provare.
Oppure se decidete che non vi interessano i prodotti per il viso oppure per i capelli, quindi in questo caso non so se vale la pena spendere una cifra del genere per avere queste box omaggio, anche perché sono tutti, tranne alcuni, sono quasi tutti travel size, campioncini pochissimi, qualcuno è prodotto full size, ma tutti bene male travel size, che comunque per provarlo ci sta, ricordiamo che è una box gratuita. A questo punto io ho parlato abbastanza, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nell'info box e io vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!